La stanchezza spesso è in ragione dello stato d'animo. Credo che il Papa sia più preoccupato, ecco, di una situazione che lo fa sentire a disagio. Ho anche detto in maniera molto esplicita che per me oggi la Chiesa cattolica, apostolica, romana non c'è più. Come se la storia avesse in qualche modo fosse più avanti di noi. Ecco, in questo momento proprio la Chiesa è qualcosa che rimane indietro e che ho la sensazione perderemo come tipo di rapporto nei prossimi anni. La Chiesa è un riferimento di fede, ma è un'istituzione. E infatti, come dire, perché la Chiesa non c'è più? Perché proprio la parte istituzionale è rimasta indietro, tanto è vero che il Cardinal Martini ha detto che la Chiesa è in ritardo di 200 anni. Io credo che Papa Ratzinger abbia avvertito questo disagio e forse, ecco, qui l'età c'entra quando dice io non ce la farò a sostenere, come dire, questo distacco storico. Diciamo anche l'aspetto, come dire, di fallimento, secondo me non è una, come dire, una condizione negativa, perché se ci accorgiamo che la Chiesa è indietro di 200 anni, se abbiamo fede in un modello di vita che è il cristianesimo, ebbene noi possiamo modificare questa situazione e renderla più adeguata allo spirito cristiano. Cristo è diventato addirittura nella realtà del suo tempo una figura di grande coraggio nel trovare una via più diretta per affermare l'amore come valore divino. Non è l'incarico al vertice di istituzioni che possono essere anche secolarmente gravose. È l'amore che c'è dentro l'incarico che dà la forza per non soccombere di fronte all'istituzione.